Salve a tutti raga e ben ritrovati qui da Mr. Watti con Retro Gamers. Oggi siamo su un particolare platform della Crystal Dynamics, esattamente quella di Avengers e di vari Tomb Raider, ovvero Pandemonium, conosciuto in Giappone come Magical Hoppers. La trama è molto semplice, abbiamo questi due personaggi che vedete nel menu, ovvero Giulare Fargus e l'apprendista Maganicchi, che si incontrano su una torre per testare gli incantesimi contenuti all'interno di un libro magico. Però Nicky, cercando di replicare un incantesimo al decimo livello, erroneamente, come capita spesso, un'enorme creatura di nome Yungo che divora il villaggio sottostante direttamente. L'unico modo per liberarsene è chiaramente partire all'avventura alla ricerca della macchina dei desideri. Ve lo sto dicendo prima perché skipperò l'intro iniziale in modo tale da poter ammirare tranquillamente il gioco. Siamo chiaramente sulla versione PS1, ma potreste averlo visto anche su Sega Saturn, PC e Nokia Engage. E il gioco ha avuto anche recensioni contrastanti, anche se l'unica critica che ho letto di costante è che non è innovativo per niente, ma complessivamente comunque è bello da giocare, quindi non capisco il problema. Non è che deve essere forse innovativo un gioco per essere bello. Comunque vediamo assieme di cosa si tratta. All'inizio del gioco dobbiamo scegliere questi due, appunto, switchando il controllo del player, tra l'altro fatto anche molto bene, tra l'altro, per essere PS1, non me l'aspettavo. E in realtà è più forte lei, perché lui semplicemente, diversamente da lei, fa un attacco acrobatico, mentre lei ha il doppio salto. Quindi il gioco mi sta dicendo sostanzialmente che devo giocare con lei. Vedete, c'è il doppio salto, anche se non mi fa un attacco acrobatico, comunque direi che mi sta meglio un doppio salto, secondo me. Un dodo, tipo, un dodo umano. E comunque il doppio salto fa molto comodo, in linea generale, quindi è un po' strano che ci sia proprio questa scelta di personaggi, perché non sono equivalenti, anzi. Si spara, e vabbè, allora è la fine qua, totale. Non capisco quale sia il problema. L'anguria, bellissimo. Ma sto aspettando i difetti del gioco, raga, perché veramente non sto capendo il problema. È un normalissimo platform, muoio male come il mio solito. Ditemi qua sotto se ve lo ricordate, cosa ne pensate. Ma che c'è di male in sto gioco? Ma io non lo so, veramente. Però l'avevo adocchiato, visto che ha un bel platform, infatti mi sta interessando assai. E tra l'altro ha avuto così tanto successo da farci un sequel, quindi voglio dire, c'ha maggior ragione. Vuol dire che comunque è piaciuto alla fin fine, no? Poi sti cambi di telecamera netti mi piacciono un sacco. Non erano tanto comuni su PS1, immagino. Oh, che sfondo bellissimo. Mi dà un po' fastidio che si muova tutto, però chiaramente si fa come si può. No, mi ha tolto lo sparo. Qua rischio, perché se non sparo più c'è il rischio che tocco male i nemici. Tanto sono full vita, quindi non c'è problema. Cascata. Sì, è un po' strano che devo comunque premere a destra, anche se si ruota la telecamera, però in realtà è anche meglio, perché magari mi confonderei tra destra e sinistra. No, la chiave! Ma veramente, i più esperti del canale avranno riconosciuto un suono a noi molto, molto caro, ovvero il salto di Pinocchio. Ebbene sì. Se andate a vedere il mio gameplay che ho fatto di quel Pinocchio strano, sentirete che ha lo stesso suono del salto di questo gioco. Ma è poesia, cioè, hanno preso la stessa libreria open source, a quanto pare. Ma porca miseria, subito cuore, al volo. Sì, forse sta cosa che si muove un po' tutto lo sfondo fa un po' di mal di mare, un po' di motion sickness. Ma quei pipistrelli disegnati come letteralmente topi volanti, bellissimo. E mi butto nell'oblio così, ma veramente. Che strana scelta. E qui cosa abbiamo? Ah, ok. Se vi ricordate, questo giro di telecamera ce l'aveva anche Clonoa, che ho già portato qui sul mio canale, se vi interessa. Non so cosa debbano rappresentare questi qua. E questo è lo sparo, sì! E si ritorna a sparare. Non capisco perché il doppio salto difficilita un po'. Ce la farò? Voilà, perfetto. Attenzione, il doppio salto non poteva farlo, perché non si sa come mai a volte non lo fa. Poicino, finalmente. Ah, che bello. È subito lo stronzio, cioè. Ma l'importante è uscirsene, no? E voilà! 69%, vabbè. Ci ho provato. Bello questo primo piano. Eccoli! Pazzesco. Almeno ricomincia da qui. Il problema è che ricomincia da qui quando ho ancora delle vite. Non so cosa succederà quando farò game over. Si resetterà tutto il gioco. Ha! Che ridere. Lo sapevo. Ma mi ha regalato una vita? Ah, perché ho aggiunto 100 monete. Bisogna stare calmissimi. No, si mangia il cuore lo stesso, anche se non gli serve. Che palle. Ma sotto c'è anche altra roba, tra l'altro. Però non capisco.
Voilà! No, no, vabbè, volevo fare troppo. Occio, occio. Lo sapevo che precipito nell'infinito. No, ma è tutto così il livello, che figata. Semplice, ma d'effetto, direi. Una vita extra! Ma perché deve scappare? Capisco che sia una vita e quindi è viva, però... Cosa sta succedendo? Questo è inaccettabile comunque, sappiatelo. Ah, mi ha salvato la password direttamente così? Figata, ma ti voglio bene, gioco. Ma che bello, non mi è mai capitato di vedere che c'era subito la password pronta per questo livello. Lo porterò in live prima o poi sicuramente, perché è assai interessante, ce ne sono ben due. Sapete, solo i migliori diventano proprio una serie in live. Però prima ho il palinsesto pieno, non so se lo sapete. Quindi ci vorrà un bel po' prima che arrivi a questo. Però è nell'intenzione di portarlo, veramente bello. Voilà, non so come. A parte che sembra che schiacci una busta della spesa, comunque. Ecco, guarda la vita. Ma secondo me la vita non è vera. Cioè, a un certo punto sparisce direttamente. Allora, qui bisogna pensare a un attimo a una soluzione. Ah, semplicemente scappare! Devo smetterla di fare il coglione. Ah, ma hanno abbassato tutti i ponti. Dillo subito. Quanto mi deve durare questa cosa? Ah, ma l'ho distanziato, meno male. Mamma mia, che ansia. Lui mi ha piegato la telecamera brutalmente. Voilà! E quindi vado a vincere? C'è tutto sto casino per aprire la porta. Interessante. No, vabbè, ma che bella giocata di telecamera. Ci gioca ancora meglio che Clonoa, comunque. Con la telecamera. Lo trovo più ispirato, non so come dire. Voilà! Vedo il livello così. Ah, non l'ho neanche vista. Che dire. Pazzesco sto gioco. Tanto non arrivo mai al 100%. Bella password come al solito, facile da ricordare. Dungeon Tower, cioè, ma io ci giocherei all'infinito, cioè. È difficile fermarmi perché è troppo bello. Chissà ma cosa si sono inventati. Che poi comunque non è poco rivoluzionario come dicono, eh. Perché sta telecamera che si piega, capisco che l'ha già usata Clonoa, però non così bene, secondo me. No, c'è una boss fight, credo. No, perché mi ha chiuso, di solito succede nel boss fight. Sì, la fisica ha dimenticato di esistere perché c'era il ponte che era verticale, comunque. Dove sto andando, scusami? Stranamente è anche facile sto gioco. Che è strano anche per me, però. Ah, ho raddoppiato i punteggi lì. Ma allora non ho capito ogni quanto mi dà... Ah no, mi raddoppia quelli che raccolgo. Ma comunque... Aia, pensavo mi desse una vita extra ogni 100. Sì, a parte sto grosso difetto, perché è un grosso difetto, che si dimentica che esiste il doppio salto e me ne fa solo uno delle volte. Per il resto è bellissimo. Io ve lo consiglio, recuperatelo, perché veramente, come state vedendo, bellissimo, cioè non so cos'altro dire. Proprio semplice, lineare, divertente, tranquillo e via. Mo, un altro giro di telecamera. Dove sono? Eccoci, eccoci. Eccolo, al volo, ho preso. Ma non è un nemico. Adesso me la sparo indietro, vero? Stranamente no, pensavo di sì. Dove? No! No, non me l'aspettavo mai questa cosa qua, non me l'aspettavo mai. Ecco, la testata l'ha data, perfettolo. Non so dove, no, non lo so, non so se è la strada giusta mai. Cioè, riuscendo a cadere, prima di cadere sono riuscito a beccare la fiamma. Comunque, veramente, veramente bello, ve lo consiglio se riuscite a recuperarvelo, perché non so che altro dire. Ditemi qua sotto invece voi cosa ne pensate. Vi ricordo in descrizione forensics.com dove parliamo di tutti i videogiochi. Il mio secondo canale è RapMaster, il mio canale Warte Fantasy, dove ci sono i vecchi dimenticati. E Udemy come editore del sito web e videogiochi. E Wattpad dove scrivo storie. Vi ringrazio come sempre per la visione e ciao Mr. Watti.